Benvenute dolcette passanti, io sono Kel. Io sono Aire e queste sono le Kelly's Adventures. Siamo tornati su Moonlight Lovers e come prima cosa dobbiamo dirvi che ci sono delle novità. La B-Move ha cambiato la politica dei suoi video e non si possono fare gameplay completi di Moonlight Lovers. Quindi abbiamo deciso di fare delle reaction integrate, dove vi raccontiamo la trama come nelle reaction classiche, ma con l'aggiunta di qualche scena cruciale giocata come nei gameplay. Quindi semplicemente uno strano ibrido. Allora, quindi, dopo il prologo dove siamo quasi morte, le opzioni erano due, o Vladimir e Beliat. Quindi abbiamo deciso di iniziare col capo della casa. Quindi partiamo con Vladimir, capitolo 1. I PA necessari sono circa 12.000. Il tutto inizia con noi che ci risvegliamo sul pavimento, un po' tanto confuse. Non ricordiamo molto di quello che è successo, ma soprattutto, che sia stato tutto un sogno? Neanche abbiamo fatto in tempo ad entrare in casa, che abbiamo sbattuto la testa sul pavimento e siamo svenute? Cosa molto probabile perché non abbiamo ancora trovato una protagonista che sappia camminare su due gambe. Mentre ponderiamo, il nostro cervello si surriscalda e decidiamo che è meglio andare a letto. Cosa saggia per una volta. Mentre ci dirigiamo alla camera, incrociamo il nostro nuovo vampiro del cuore per scoprire che un cuore proprio non ce l'ha. Nella mia agitazione non ebbi il tempo di rimettermi in piedi da sola. L'uomo mi prese e mi rimise sui miei piedi brutalmente. Riuscì a malapena a emettere un piccolo urlo di dolore. Bene, ora dovrò passare tutto il mio tempo a essere sicuro che la tua miserabile carcassa non finisca sul fondo delle scale? Come hai fatto a sopravvivere da sola finora? Ma chi cavolo sei tu? Che cosa ci fai qui? E lasciami andare! Mi sto già stancando del tuo tono irrispettoso. Avrei dovuto lasciare che fosse Beliat a salvarti. Sembra che tu abbia molto in comune con lui. Salvarmi? Ma allora... Era reale, era tutto reale! Che cosa mi avete fatto? Che cosa è successo? Cosa vuol dire reale? Ovviamente la tua ridicola fuga era reale, sfortunatamente per noi. Ora siamo obbligati a sopportarti e tenerti qui. Ma scusami Vladimir, va un po' a quel paese. È casa nostra, senza offesa, eh? Tenermi qui? Non sono la vostra prigioniera. Che ti piaccia o no, dovrai restare e non pensare per un minuto di cacciarci dalla villa. Dobbiamo solo vivere assieme, secondo le mie regole. Questo essere senza cuore, cattivo e aggressivo, si aspetta che stia qui come sua prigioniera? È fuori questione. Puoi continuare a sognare. Devo trovare un modo di andarmene. Mentre fuggiamo dal nostro nuovo carceriere, abbiamo modo di esplorare un po' la casa e pensare di buttare il nostro amato vampiro nel fuoco. Anche se di corsa, comunque. Alla fine raggiungiamo il giardino, dove però una potente forza improvvisa ci tiene bloccate a terra. Con nostro orrore, veniamo poco dopo raggiunte da Vladimir, che ci fa subito intendere di essere stato lui a impedirci la fuga. Veniamo così informate di essere state promosse, se così si può dire, da semplici umane a calici, o come piace dire a noi due, bistecche. Mi sembra ovvio che tu non voglia che io stia qui, quindi perché cercare di spaventarmi con queste tattiche? Magari potresti spiegarmi il problema. Guarda, guarda, sembra che tu sia finalmente disposta ad ascoltare e rispondermi senza urlare. Ma per sfortuna non ho voce in capitolo per quanto accadrà dopo. Siamo destinati a vivere assieme, che ci piaccia o no. Scusami? Mio Dio, non capisco una parola di quello che mi stai dicendo. Preparati perché è così per tutto l'episodio, secondo me. Odio il modo in cui mi fissa. Qual è il suo problema? Oh, che lui è un problema. Chi voleva farsi Beliat si è ritrovato con noi. Ti sei già dimenticata? Non puoi andartene. Ho salvato la tua miserabile vita, cosa che ti rende di fatto il mio calice. Dimentica tutti i tuoi piani di fuga. D'ora in poi questo è il tuo mondo. E il centro di questo mondo sono io. Ma scusami, se tu tanto non volevi un calice, quando lei è caduta dalla finestra, al posto di dire scegliene uno, tipo no, piglia lui, oppure scegli uno, no, ma non me. Cioè scusami, eh. Ma di cosa stai parlando? Guardami, sono molto viva. Non sono un calice. Cosa mi hai preso per una tazza? Non so nemmeno cosa significhi. Sei viva perché non avevamo scelta. Ma tu sei legata a me d'ora in poi. Fatelo entrare in testa. Non sono felice nemmeno io di questa cosa, ma dobbiamo accettare la realtà. E oltre ad essere un odioso torturatore, ti dispiacerebbe spiegarmi chi sei, visto che sei così determinato a tenermi con te? Chiariti i prospetti della nuova convivenza che ci aspetta, anche se mi avviso, dichiaro, non c'è proprio nulla, Vladimir ci lascia sole, ma non prima di averci detto di non fare alcun danno nel suo giardino.
Rimaste sole, cerchiamo di riprenderci un attimo dallo shock e poi decidiamo di rientrare nella villa. Una volta nella hall incontriamo Raphael, che ci accoglie caldamente e si offre molto gentilmente di rispondere alle nostre domande. Scopriamo quindi che i nostri nuovi coinquilini non sono altro che vampiri. Sì, perché non l'avevamo ancora capito. La notizia ci sciocca parecchio, quindi finalmente ci concediamo un bel sonno ristoratore. Dopo una dormita travagliata, dei passi furiosi ci svegliano e nel giro di qualche istante troviamo Vladimir nella nostra stanza, pronto a spraitarci addosso. Prego, mettiti a tuo agio. Devi essere passato per vedere come stavo, vero? Hai dormito bene? Dopo tutto quello che ho scoperto ieri non è stato facile, ma poteva essere peggio. Ti suggerisco di tenere per te le tue osservazioni. Non ho tempo per queste sciocchezze al momento. Wow, sembra molto arrabbiato. Cosa possa avere fatto? Ok, va bene, ho capito, sei arrabbiato, ma mi sono appena svegliata, ho fame e sto ancora cercando di riprendermi dalle informazioni scioccanti che ho scoperto poche ore fa. E tu entri in camera mia urlando come un pazzo. Cosa succede? È qualcosa che ho fatto? No, perché stavo dormendo! Non sono sicura che sia la domanda giusta a fare in questo momento. Sembra così arrabbiato che ha iniziato a sbuffare come un rospo gigante. Come hai osato chiederlo? Lo sapevo che non avrei mai dovuto lasciarti da sola ieri. Cosa? Sta parlando di Raphael? Sembravano andare piuttosto d'accordo. Mi sono sbagliata. Mi dispiace, ma continuo a non capire. Questo è esattamente il motivo per cui non sopporto le persone della tua epoca. Siete incapaci di ammettere verità! Tu sai di cosa sto parlando! Se tu potessi semplicemente arrivare al punto, magari finiremo prima. Non dovrei provocarlo così, ma cavoli, odio il modo in cui mi urla. Parlo del giardino, tu piccola peste insolente! Ti ho lasciato da sola e quando sono tornato era tutto vandalizzato. Se hai pensato che non lo notassi, ti sei sbagliata di certo! L'uomo ci accusa di aver vandalizzato il suo povero giardino, quando invece per una buona volta ce ne eravamo state ferme e l'unica cosa che avevamo fatto effettivamente era stata dormire. Tentiamo di opporci al nostro aguzzino, che, adirandosi ulteriormente, quasi ci picchia. Per nostra fortuna si accorge del suo errore in fretta e ci lascia sole. Cosa fare quindi ora? Ma andiamo nel giardino dove ci aveva proibito di andare, ovviamente. Dopotutto vogliamo dimostrare la nostra innocenza, quindi dobbiamo raccogliere prove. Per nostra fortuna abbiamo uno Sherlock Holmes tutto a nostra disposizione. E anche molto figo, se posso dire. In giardino incontriamo infatti Aaron, che cerca sia di confortarci, spiegandoci come è fatto quel misantropo di Vladimir, che ci mostra un dettaglio fondamentale che il nostro caro capo non aveva notato. Nel luogo in cui abbiamo presumibilmente devastato il giardino c'è sangue, tanto sangue. Aaron ci affida quindi il compito di parlarne con Vladimir. Acconsentiamo, ma mentre ce ne andiamo recuperiamo uno dei fiori distrutti per cercare informazioni riguardo al suo significato e magari capire qualcosa di più riguardo a quell'essere senza cuore. Dove andare quindi quando siano tante domande e poche risposte? Ma in biblioteca, ovvio. Studiati un po' la marea di manuali, troviamo quello che fa al caso nostro e ci immergiamo nella lettura. Il linguaggio dei fiori, studio completo dei fiori di questa terra e oltre. Bingo! Diamo un'occhiata. Mi sedetti su una poltrona e aprii il libro. Per mia fortuna, sul lato sinistro di ogni pagina c'era un disegno dettagliato del fiore, con la spiegazione sulla destra. Trovai anche numerosi segnalibri tra le pagine. Quando li esaminai, realizzai di avere la risposta, indicavano tutti i fiori nel giardino di Vladimir. Non ci misi molto a trovarlo. C'era una pagina all'inizio del libro che mostrava un fiore rosa con le punte dei petali tinti di bianco, proprio come quello che avevo portato con me. Un'occhiata veloce al titolo e risolvetti il mistero. I fiori calpestati erano ciclamini. Il libro spiegava che i ciclamini rappresentavano la fiducia negli altri. Più precisamente, il ciclamino è un simbolo di potenti e profonde emozioni. Ehi! Inoltre si suppone che allontani le streghe e gli altri esseri sovrannaturali. C'è ironia in tutto questo. Non c'è bisogno di un genio per capire che questi fiori sono simboli di amore. Devono rappresentare qualcuno per lui. Wow, potrebbe esserci veramente un cuore che batte sotto quella sua apparenza di ghiaccio? No. Ben presto veniamo raggiunte da un compagno inatteso, Vladimir stesso. Dopo qualche momento imbarazzante, l'aristocratico si scusa con noi per il comportamento che ha avuto prima. Tuttavia, ben presto nota il fiore nelle nostre mani e mentre cerchiamo di spiegargli il motivo per cui siamo tornati in giardino, lo facciamo arrabbiare nuovamente, chiedendogli cosa significhi per lui. Il vampiro ci zittisce in fretta e questa volta vuole ciò che è suo di diritto. All'improvviso le labbra di Vladimir si aprirono e sentì le sue mani sulle mie braccia.
I miei occhi erano chiusi e mi sentivo ancora febbricitante, ma allo stesso tempo realizzai che avevo la pelle d'oca mentre il mio assalitore si avvicinava lentamente a me. Sentii una delle sue mani sulla mia spalla. Le sue labbra viaggiarono nella parte interiore del mio braccio, del mio gomito, lentamente e gentilmente, finché non raggiunsero la tenera carne del mio polso, e tenendo tra le sue dita lo portò più vicino al suo volto. Il dorso della mia mano accarezzò i suoi capelli biondi, quasi accarezzandoli, ma attraverso le ciocche dorate, lo sguardo scuro che bruciava nei suoi occhi mi fece raggelare il sangue. Tu mi appartieni, tu sei il mio calice, la mia bistecca. Sentì il suo morso attraversare la mia pelle come una pallottola a distanza ravvicinata. Emisi un grido sommesso mentre i suoi lunghi denti affilati penetravano la tenera carne del mio polso. Iniziò a succhiare il sangue con le sue labbra calde, lentamente, ma con forza. Un brivido attraversò la mia spina dorsale e poi il mio volto, mentre le mie mani iniziarono a tremare. Vladimir continuò a fissarmi con i suoi occhi scuri. La sua mano si strinse ancora di più sulla mia spalla e mi attirò a sé. Impotente, restai paralizzata mentre il mio sangue lasciava lentamente il mio corpo, mentre la mia forza vitale fluiva nel suo nuovo proprietario. E mi ritrovai sempre più vicina a Vladimir. Ormai il suo braccio era tutto intorno alla mia vita. Il mio corpo era premuto contro il suo. Guardai in alto, il mio polso quasi a livello della mia guancia, e i miei occhi incontrarono quelli di Vladimir. Infine ritrassi i suoi denti al mio polso, come se fossero aghi. C'era qualche goccia di sangue sulle sue labbra. Ora lo sai, il tuo sangue, il tuo essere, tu appartieni completamente a me, e in quanto calice di un vampiro, la tua vita sarà devota a nutrirmi. Fine capitolo. Allora, per quanto riguarda questo primo capitolo, è stato un capitolo abbastanza strano. Per prima cosa ci danno poche informazioni. Noi partiamo tutti con l'idea che siamo diventati dei vampiri, ma non è vero. Siamo diventati delle quelle che noi definiamo delle bistecche, delle fiorentine, e che loro ci definiscono calici. Sì, perché dire bistecca era poco elegante, secondo me. Sì, oppure come dice Google Traduttore, chalice, dal francese si traduce anche tazza, quindi probabilmente del water, ma sorvoliamo. E essere calici, da quel che capiamo e che ci dicono, è questo legame che si è creato con il nostro aguzzino e... barra salvatore, perché in teoria ci ha salvato, in pratica non è molto convinto di questa cosa che ha fatto. Sì, infatti. Siamo di proprietà di Vladimir e che dobbiamo andare d'accordo con Vladimir, dobbiamo vivere con lui, dobbiamo stargli appresso. Diciamo che ci hanno dato poche informazioni, noi non sappiamo praticamente niente. Sì, non sappiamo quali sono i pro e i contro di essere effettivamente calici, non lo sappiamo. È un mistero. Più che altro è che venendo a contatto con il nostro bellissimo aguzzino, questo bellissimo uomo dai capelli biondi, capiamo che il suddetto uomo è matto, ma da legare tanto. È bipolare. Sì, perché parte incazzata bestia con noi. Dopo averci lasciato dormire sul pavimento, ricorderei. Lui costantemente durante l'episodio è arrabbiato con noi perché siamo il suo calice. Quando però nel prologo è stato lui a proporre di diventare calici e a imporlo agli altri. Ma non ha ragionato sul fatto che potevamo anche scegliere lui. E questa cosa ce l'era in faccia, in continuazione, finché poi succede quel casino nel suo giardino, lui viene fino in camera nostra, ci accusa, che non stavamo dormendo, quindi... E il problema è che lui è così arrabbiato con noi che arriva quasi fino a picchiarci, finché non si ferma capendo che forse sta esagerando. Il problema è che dopo questa scena, la scena dopo con Vladimir, c'è un Vladimir completamente diverso, che si scusa con noi, anzi, ci offre di leggere i libri nella biblioteca, e per poi dopo riarrabbiarsi di nuovo quando vede che stiamo cercando di capire cosa vogliono dire quei fiori distrutti. A cui lui tiene tanto. E quindi dopo si rincazza e effettivamente arriva al punto focale dell'episodio e si mangia la sua fiorentina. Infatti qui vediamo anche l'illustrazione. Non mi dispiace così tanto. No, a me piace molto, molto bello. Ha uno stile che mi piace molto. Più che altro è bello vedere ogni tanto anche noi, perché in questo gioco non possiamo personalizzare minimamente la nostra persona, quindi dovremmo godercela così com'è. No, è bella. Comunque l'apprezzo, questo stile. Io devo dire che ho apprezzato abbastanza anche la descrizione dell'illustrazione. Parlando di cose un po' diverse, forse un po' più divertenti, la protagonista mi è piaciuta. Nel senso che a tratti è la classica personaggina degli otome che fa delle frasi da chi odio, sì. Oppure cambia idea di colpo. Quindi lì un po'... in quei punti lì mi ha lasciato un po' delusa, ma in molti altri invece mi è piaciuta molto perché rispondeva a tono. Quindi sì, lei è, sono abbastanza soddisfatta per ora, anche io sono colpita.
Poi abbiamo incontrato anche Raphael e Aaron, sono tutti e due molto carini, si intuiva già un po' dal prologo che loro due erano i più gentili del club. Aaron l'ho già visto un pochino più schietto, diciamo. Non è male, anche lui è amichevole. Ci tratta alla pari degli altri. Sì, non ha dei pregiudizi su di noi. Esatto. Però adesso vedremo nei prossimi episodi, più che altro spero che ci spieghino di più cos'è effettivamente essere un calice. Dici, voi cosa ne pensate di questo episodio? Se siete riusciti a giocare? Se vi piacciono comunque questi nuovi vampiri, questa nuova storia, la protagonista? Io devo ammettere che sono curiosa. Io un po' sì. Sono preoccupata su come possa evolversi il rapporto padrone serva, tipo. Sì. È un po' paura da quel lato, però per il resto lei mi piace, loro sono interessanti. Iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram, che ogni tanto combiniamo qualcosa. Sì, attivate la campanella degli stalker, così vi trilla il telefono in ogni momento. E per il resto è tutto. Buonanotte! Dolcette passanti.